è caduto anche il coso lì. Con un umilissimo time bustino, ragazzi, oggi facciamo la torta Linz, o Linzer torte anche, che dir si voglia. È una ricetta tipica dell'Austria, è partita ovviamente dalla città di Linz, però poi si è propagata e anche in Trentino Alto Adige si fa spesso. La ricetta in realtà è di mia nonna, quindi proprio ci tengo tantissimo a questa ricetta, perché, scusate, perché è proprio di famiglia tradizionale. Io ho fatto delle lievi modifiche, tipo lo zucchero di canna, le metto quello bianco, però la base è quella. Vi posso assicurare che è una torta profumatissima, molto rustica, infatti somiglia molto a una crostata, ma non è proprio una crostata. Spezie dentro, cannella, garofano, cioè proprio il Natale, lo sentite, lo percepite quando l'annusate e la gustate. Fa un freddo boia, però volevo farvi vivere un po' di atmosfera invernale qua, infatti è da tipo 4 giorni che nevica. E niente, io direi che si potrebbe partire. Sì, partiamo. Anzi, vi racconto una cosa, poi giuro che partiamo col procedimento. Quelle parti le ho registrate ieri, e anche la parte finale. Dopo le foto era buio, quindi ho registrato la notte, però volevo quasi toglierle, cancellarle e fare di nuovo la presentazione. Poi ho detto, ma sì, dai, che si fanno due risate, chi se ne frega. Praticamente nevica, l'ombrello, un disagio unico, sono conciato abbastanza male, ho una sorta di luminaria addosso per cercare di dare un'atmosfera meno cupa alla situazione, ecco. Non so se ce l'ho fatta, probabilmente no. Sarà una scena più ridicola del solito, insomma. Vai, basta chiacchiere, adesso si comincia a preparare, via. Partiamo con le spezie, chiodi di garofano e cannella. Allora, se trovate i chiodi di garofano in polvere è ancora meglio, io però non li ho mai trovati in vita mia, dovrei acquistarli online. Uso a quel punto io quelli interi, ma ho visto che il risultato è molto soddisfacente lo stesso, quindi va bene così. Aspetta un attimo. Dicevo, versiamo le spezie in un mixer, aggiungiamo lo zucchero di canna, ma va benissimo anche quello bianco se volete, frulliamo il tutto ottenendo una sorta di zucchero a velo speziato. Questo passaggio io lo faccio per sfinare lo zucchero di canna e anche per sminuzzare in frantumi, in polvere quasi, i chiodi di garofano. Una volta ottenuto questa farina, questa polvere quasi impalpabile, aggiungete le nocciole, che possono essere sia tostate che non, io ho usato metà e metà, frullo ancora e abbiamo ottenuto una sorta di farina di nocciole polverizzata. Deve essere abbastanza fine, comunque non eccedete però nel frullare le nocciole, perché altrimenti poi risulta una pasta in cui l'olio della nocciola si è separato dal frutto e quindi non è proprio il massimo. Teniamole da parte. Adesso farina in una ciotola, pizzichino di lievito, so che nella frolla non ci andrebbe, ma io quel pizzichino lo metto sempre, che mi piace l'idea di avere una frolla leggermente, ma proprio leggermente areata. Un pizzico di cacao amaro, che è facoltativo, però io quel cucchiaino lo metto per scurire ancora un pochino la pasta. Poi burro freddo a pezzetti e scorza di limone. Cominciamo, come faccio di solito io con la frolla, no? Che mi piace molto l'idea di sabbiare il burro con la farina, quindi cominciamo proprio sfregare il burro con le polveri, no? Fino ad ottenere quasi una sabbia, ecco. Gli aggiungiamo le nocciole frantumate con lo zucchero a velo e tutte le spezie. Pizzico di sale, mi raccomando, non so se l'ho detto, ecco, mi sono dimenticato, pizzico di sale, sempre quel pizzichino per esaltare il dolce. Mescolati i due composti quasi del tutto, aggiungiamo l'uovo, amalgamiamo ancora un po', ma veramente pochissimo, perché lo sapete che per le frolle meno si lavora meglio è. E poi questo impasto lo mettiamo a riposare in frigo fino a farlo rassodare completamente. Io di solito lo faccio la sera prima per la mattina. Ricordatevi che tende questo impasto ad essere più morbido della frolla, quindi otterrete probabilmente un impasto molto morbido e appiccicoso. Ecco, lo fate riposare e vedrete che comunque poi sarà malleabile. Passate almeno 2 orette, prendete il vostro impasto, lo dividete a metà.
La prima metà vi occorrerà per la base, quindi stendiamo il nostro impasto con l'aiuto o della carta forno con un po' di farina sul piano da lavoro, foderiamo la base di una tortiera da 26 cm, 24-26 cm, non deve essere proprio bassissima è la base comunque, anzi se vedete che avete un pochino di rimasugli, di frolla, no, che vi avanzano perché ritagliando il vostro cerchio avete dei rimasugli di frolla, basterà appiccicarli sulla base, così alzerete un pochino l'altezza della frolla e ovviamente non avete scarti. Quindi adesso è l'ora della marmellata, qua ci sta o marmellata di mirtilli rossi, che è quella tradizionale, oppure di ribes, oppure di lamponi o frutti di bosco. Io mi fermerei con queste quattro. Se avete, come nel mio caso, visto che la marmellata la fa mia mamma, anzi confettura bisognerebbe dire, tanti pezzi di frutta che sono carini, però magari nella torta poi tendono un po', non so, a me piace l'idea di avere una confettura molto amalgamata. Preferisco magari parte della confettura frullarla con un mixer ad immersione, quindi avrete proprio quasi una vellutata, una purea, no? E nel caso insomma avete fatto questo passaggio, aggiungete la parte di confettura non frullata alla confettura frullata e poi la distribuite bene sulla vostra base di frolla profumata alle nocciole e spezie. Quindi adesso è l'ora delle vostre losanghe da mettere sopra, quindi metà dell'impasto rimanente per le losanghe lo stendete con l'aiuto della carta forno e della farina, cercate di ottenere in quel caso insomma un impasto abbastanza allungato, ottenete le vostre strisce con l'aiuto magari di un tagliapizza o di un coltello e le distribuite bene in modo regolare, cercate di fare un lavoro preciso. Se notate di far fatica, vi aiutate o con una spatola oppure potreste mettere l'impasto in frigo, così una volta steso mettete la vostra pasta frolla in frigo e vedrete che poi quando sarà ora di fare le losanghe farete meno fatica anche proprio a distribuirle sulla torta, perché saranno meno delicate. Ultima parte di frolla la usiamo per invece fare il nostro bordino, quindi facciamo proprio dei salsicciotti, dei piccoli cilindri, li disponiamo attorno alla nostra torta, frigo per circa 30 minuti. Mia nonna dice sempre che bisogna lasciarla un attimino in frigo, che così riposa, anche per evitare, ve lo dico io questo, che la frolla si modelli in cottura, ecco, rimarrà un pochino più rigida. E una volta passati 30 minuti di frigorifero, prendete un albume, un po' di albume, lo sbattete con una forchetta, poi spargete un pochino di albume sul cilindro della torta, che servirà come collante per le lamelle di mandorla. Questa è proprio un'aggiunta che la torta Linz originale ha, quindi io vi consiglio insomma di metterle. E poi andiamo in forno a 170 gradi in modalità statica per circa 50 minuti, 45 minuti, 45-50 nella base del forno, non proprio attaccata alla base, però abbastanza sulla base per cuocere soprattutto appunto, no, la base. Gli altri 10 minuti nella parte centrale per dorare leggermente le losanghe. Una volta pronta ovviamente attendete che si raffreddi e poi la potete sformare e gustare. Un consiglio: se la gustate il giorno dopo è ancora più buona. Adesso passeranno delle clip che ho registrato prima, quando ancora c'era luce, in cui vi fa vedere il taglio della torta e poi ci rivediamo qua. Sì, ecco, in realtà l'ho già assaggiata anche per il discorso foto, comunque vi faccio vedere bene dentro. Allora, il taglio deve risultare ok, consistente, ma un po' più morbida rispetto a una crostata normale, eh? La cottura è perfetta, guardate. Dai che assaggiamo. E lei, guardate, descrizione breve ma intensa, il Natale in bocca, veramente, eh? Friabilissima, buona papà. Io spero veramente tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Adesso io me ne vado perché sono conciato, veramente, sono messo molto male. Gustatevi questa torta perché veramente fa tanto Natale e è super buona in generale per il periodo invernale. Ci vediamo su Instagram per altri contenuti dedicati alla cucina e non. E basta, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere magari con un like. E vi lascio qua altri due video se non li avete ancora
ancora visti, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, e qua sotto invece c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta. Basta, insomma, non ho altro da dire, forse è anche meglio così. Grazie tantissimo per aver sopportato questo mio disagio e per averlo anche forse digerito. Veramente io non riesco a fare cose normali, è più forte di me. Grazie ancora ragazzi, ci vediamo presto, prestissimo!